eccoci qui allo stadio comunale di Caltagirone, appena finita Kennedy Megara, il Megara pareggiato per 0-0 con alcune occasioni da gol, ma sicuramente con una prestazione non all'altezza della situazione. Siamo qui con mister Enrico Bello. Mister, un commento a caldo intanto su questa partita. Sicuramente abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, non è stata assolutamente una partita giocata a calcio, dobbiamo rivedere, mi sa che dobbiamo rivedere parecchie di quelle cose, vediamo di lavorarci, ma ci siamo anche questa settimana adattati all'avversario che non era niente di eccezionale, ma molto merito a loro che hanno avuto la grinta e la forza e la voglia soprattutto di fare il risultato. Mister, voglio essere oggi un pochino tra virgolette cattivo. La settimana scorsa ha fatto scudo alla squadra pigliandosi probabilmente anche più responsabilità di quelle che le toccavano. È evidente un'involuzione della squadra, forse più da un punto di vista mentale che in termini di gioco, perché la settimana scorsa la squadra ha fatto una partita tutto sommato buona, oggi no. Cosa non sta funzionando, a che cosa è dovuto questo calo, a mio giudizio più mentale che tecnico e fisico, a dimostrazione questo che la settimana scorsa forse è stato troppo buono anche nel difendere i suoi ragazzi. Ma sicuramente li difendo anche questa settimana, non ci dimentichiamo che avevamo in campo ragazzi che venivano da infortuni e sicuramente sì, è un problema più che altro psicologico, perché all'allenamento siamo compatti, costruiamo bene, soltanto che la domenica non riusciamo a dimostrare quello che prepariamo. Sicuramente c'è da sederci e da parlarne parecchio. Quindi qui dal comunale di Caltagirone, il Megara ha pareggiato per 0-0 questa ottava partita del suo campionato. Nunzio Riccobello, Giuseppe Di Mare per Rassegna Metropolitana. Buonasera a tutti.